essendo unto dal Signore, scivola, sbatte il capo e muore. Arriva alle porte del paradiso dove l'attende paziente San Pietro. Benvenuto in paradiso, Eminenza. Prima di farla accomodare, devo purtroppo anticiparle che abbiamo un piccolo problema da risolvere. Vede, è molto raro che un politico d'alto rango arrivi qui e la verità è che non sappiamo cosa fare con lei. Così abbiamo deciso di farle trascorrere un giorno all'inferno e uno in paradiso, così che lei possa scegliere liberamente dove trascorrere la sua eternità. San Pietro accompagna il nuovo arrivato all'ascensore e questi scende fino all'inferno. Si apre la porta e Berlusconi si trova in mezzo ad un verdissimo campo da golf. In lontananza intravede un lussuoso clubhouse. Davanti tutti i suoi amici politici che avevano lavorato con lui. Gli corrono incontro e lo abbracciano commossi, ricordando i bei tempi andati, quando tutti insieme si arricchivano alle spalle degli italiani. Decidono poi di fare una partita a golf e poi cenano tutti assieme al clubhouse con caviale e aragosta. Alla cena partecipa pure il diavolo, che in realtà si dimostra essere una persona molto simpatica, cordiale e divertente. Berlusconi si diverte talmente tanto che non si accorge che è già ora di andarsene. Tutti gli si avvicinano e prima che parta gli stringono calorosamente la mano, lasciandolo triste e profondamente commosso. L'ascensore sale, sale e si riapre davanti alla porta del paradiso, dove San Pietro lo sta aspettando. Berlusconi passa le successive 24 ore saltellando di nube in nube, suonando l'arpa, pregando e cantando. Il giorno è lungo e noioso, ma finalmente finisce. Si presenta San Pietro che gli chiede: Eminenza, ha trascorso un giorno all'inferno e uno in paradiso. Ora può scegliere democraticamente dove trascorrere l'eternità. Berlusconi riflette un momento, si gratta la crapa, ormai pelata perché senza carboncino, e dice: Beh, mi consenta, in paradiso è stato tutto molto bello, però credo che sia stato meglio all'inferno. Allora San Pietro scrolla le spalle e lo accompagna all'ascensore. Scendi, scendi, giunge all'inferno. Quando le porte si aprono, si ritrova in mezzo ad una terra deserta e piena di immondizie, sparse dappertutto. Vede tutti i suoi amici in tuta da lavoro che raccolgono il pattume e lo depositano in sacchi neri di plastica. Il diavolo gli si avvicina e gli mette un braccio attorno al collo, in segno di benvenuto. Non capisco! Balbetta Berlusconi. Cribbio, mi consenta! Ieri qui c'era un campo da golf, un clubhouse e abbiamo cenato a base di aragosta e caviale e ci siamo divertiti un sacco. Ora la terra è solo un deserto pieno di spazzatura e i miei amici sembrano dei miserabili. Il diavolo lo guarda, sorride e gli dice: Amico mio, ieri eravamo in campagna elettorale, oggi hai già votato per noi. Italia, non lo so.